Si è aperta ufficialmente la 10ª edizione di Sport Days, tantissime le iniziative, ricordiamo che la manifestazione è organizzata dal professore Giuseppe Saviano, che è il presidente del CONI, la sfilata che ha percorso le vie cittadine per poi raggiungere il campo CONI Scuola. In questo momento il campo, come potete vedere, è affollato dei bambini, ci saranno tantissime esibizioni, si va a chiudere stasera con le scuole di ballo, ma adesso andiamo ad ascoltare i protagonisti di questa manifestazione. Facciamo un applauso a Vittorio Iannuzzo. Presidente Saviano, allora si è aperta ufficialmente la 10ª edizione di Sport Days, un successo strepitoso, tantissime le federazioni che hanno sfilato, se l'aspettava? Sì, 10 mesi di lavoro hanno dato il loro frutto e ringrazio soprattutto le associazioni sportive, le associazioni culturali, i sindaci che sono intervenuti, le istituzioni e le forze dell'ordine che ci hanno permesso di operare in modo corretto. Questo è un messaggio, un manifesto dello sport irpino che dimostra la propria forza organizzativa e la propria presenza. E questo voglio ribadire, un anno d'oro per lo sport irpino, in quanto stiamo andando avanti in diversi campionati degli sport di squadra come quelli individuali. Diciamo che è uno sport attivo che dà dei messaggi positivi, creando aggregazione, integrazione e creando cultura, perché lo sport è un valore aggiunto sia sotto l'aspetto sociale che sotto l'aspetto economico. Presidente, possiamo dire che ci sono tante cose, ma le andremo a analizzare giorno per giorno. Sì, ma vorrei sottolineare che questa è un'attività dedicata soprattutto al protagonismo dei ragazzi e naturalmente con tanta cultura, tanti spettacoli dedicati a loro che vedranno anche in più grandi impegnati a vedere. Sindaco Pino Galasso, un successo forse annunciato, quello dello Sport Days, veramente tantissime persone, bambini e famiglie intere. Ma oramai non ci sorprendiamo più, perché ogni anno sembra impossibile migliorare l'evento e invece gli organizzatori con Saviano in testa riescono a fare sempre meglio. Ed è un evento atteso ogni anno, oramai ha una valenza che va al di là dei confini provinciali e regionali. Tante famiglie, una lunga festa, 20 giorni con manifestazioni sportive, anche la passerella per la città ha coinvolto tutti, quindi siamo veramente soddisfatti e il valore che ha va al di là di quello sportivo, è anche un valore soprattutto sociale.